Sì, sono il tenente colonnello Gordon Cavalloni, comandante del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale del gruppo dei carabinieri forestali di Pistoia. Questa mattina il recupero di questo lupo, qual è la vicenda dell'animale? Oggi stiamo facendo il recupero di un lupo che è stato rinvenuto qualche anno fa qui a Pistoia a seguito di un incidente stradale. L'animale era ancora un cucciolo, aveva solo pochi mesi, fu recuperato dal canile municipale e inizialmente a causa di una sua colorazione anomala fu scambiato erroneamente per un cane. E successivamente analisi genetiche hanno confermato che si trattava di un lupo, quindi è stato comunque curato anche con interventi chirurgici abbastanza particolari, il innesto di protesi sulle zampe posteriori, e adesso che il lupo, l'animale, si è completamente ristabilito, verrà trasportato presto il centro di recupero fauna selvatica, il Pettirosso di Modena, dove potrà avere un ampio spazio a sua disposizione e insieme all'assistenza che necessita. Insomma. Questo lupo ha una storia un po' particolare. Intanto le spiego, le chiedo, quali sono le procedure che avete adottato questa mattina per il suo recupero? Sì, l'animale, nonostante che sia attualmente ospite di un recinto di un privato che si è accollato l'onere di curarlo in questi anni molto generosamente, ha mantenuto una sua selvaticità. Quindi per fare il suo recupero è stato necessario intervenire con un tecnico faunista, dotato di un fucile ad aria compressa apposta per la telenarcosi, quindi è stato narcotizzato a distanza sotto il controllo diretto del servizio veterinario dell'ASL, quindi sono presenti anche un'equipe dell'ASL Toscana Centro proprio per assicurare che tutta l'operazione venga svolta nella massima della sicurezza. Una volta che l'animale si sarà sedato, quindi sarà più tranquillo, verrà recuperato dal personale specializzato del centro del Pettirosso di Modena che appunto lo collocherà all'interno di un cassone apposito per lupi e con un'ambulanza veterinaria lo trasporterà al centro di Modena. Una volta a Modena, quale sarà il destino di questo animale? Una volta arrivato al centro del Pettirosso, l'animale verrà collocato prima in un recinto più piccolo, dotato di videosorveglianza, quindi sotto controllo diretto costante per diciamo, valutare il suo stato di acclimatazione, quindi sarà sottoposto a un periodo di osservazione vera e propria. Successivamente verrà poi inserito in un recinto più grande, dove sono presenti altri due lupi. Un recinto in cui comunque sarà separato inizialmente proprio per dargli il tempo di ambientarsi nella nuova condizione, per familiarizzare con i suoi conspecifici. E in un terzo momento ancora, quando le prime due fasi saranno state positive, l'animale potrà avere a disposizione l'intero recinto e poter interagire con i suoi conspecifici appunto che sono già presenti. Pensate potrà essere rimesso in natura? Purtroppo l'animale non potrà essere rimesso in natura perché proprio a causa dell'incidente, del sinistro che gli è occorso, ha delle protesi alle zampe e quindi problemi nella deambulazione che non gli consentono di poter condurre una vita autosufficiente nell'ambiente naturale. Questa vostra operazione come carabinieri forestali in collaborazione anche con il resto dell'arma, è un lavoro che avete svolto in qualche modo insieme, in sinergia? Sì, assolutamente, in queste situazioni le figure che partecipano sono molte, sia per quanto riguarda le altre istituzioni, ma anche all'interno della stessa Arma dei Carabinieri, e soprattutto in un caso come questo in cui c'è stato un sinistro stradale che ha visto l'investimento del cane, c'è una piena collaborazione tra i reparti dell'Arma cosiddetta territoriale e noi della specialità forestale.